torniamo, l'avevamo fatto anche nella giornata di ieri, a parlare di quella che oggi è una data importante, perché oggi, come detto, non solo lo stop alle mascherine all'aperto, ma anche finalmente la data di riapertura per il mondo della notte, per le discoteche e le sale da ballo. Diciamo che non sono tante le discoteche che decidono di aprire già questa sera, qualcuno lo farà nelle prossime settimane, però lo dicevamo, io e Andrea questa sera vogliamo far serata e l'abbiamo trovato, l'imprenditore che con coraggio decide di aprire già in questo fine settimana. Chiaramente stiamo scherzando, però siamo lieti di dare il buongiorno a Marco Tiraferri del Peter Pan. Buongiorno Marco. Buongiorno. Buongiorno, già al lavoro per i preparativi, state spolverando, cosa fate? Quindi confermi, questa sera si apre? Sì, sì, noi apriremo sia il Peter Pan, che è il locale che abbiamo qua a Riccione, che è il Matis che abbiamo a Bologna. Una giornata importante, una riapertura, l'auspicio è per non fermarsi più. Ma noi diamo, tra virgolette, quasi per scontato che non ci fermeremo più, per tutta una serie di motivi che, dei quali si è parlato lungamente in tutti questi anni, insomma. Siamo fiduciosi perché comunque la situazione pandemica sta nettamente migliorando in tutto il mondo, quindi diciamo che sia un primo passo per ricominciare a correre e non fermarsi più, insomma. Marco, molti dei suoi colleghi hanno deciso di, ancora che non era il tempo, di riaprire, quindi aspetteranno le prossime settimane, chi a Pasqua, chi un po' prima, insomma comunque saranno settimane di fermento. Voi avete deciso di, primo giorno utile, ritornare in pista. Qual è stata anche la risposta? Ma la risposta è positiva, perché comunque la gente ha voglia di divertirsi, però credo che la risposta sia positiva soprattutto perché vede serietà, e anche nel periodo pre all'ultima chiusura hanno visto molta serietà nelle gestioni dei locali. Fondamentalmente venire in un locale oggi con l'ingresso, col Green Pass rafforzato, mette in una condizione di sicurezza le persone. Quindi la risposta è stata sicuramente positiva. E la scelta di aprire è perché ci mancava fare il nostro lavoro, sostanzialmente, perché non ci dobbiamo dimenticare che negli ultimi 24 mesi noi ne abbiamo fatti 3 di lavoro. Quindi era giusto, bisognava dare un segnale e abbiamo deciso di farlo. Lo dicevamo ieri con Tito Pintona del Musica, che appunto aprirà i suoi locali in Veneto, per quello di Riccione aspetta ancora qualche settimana. È chiaro che poi c'è anche concorrenza tra i nostri locali ed è bello che sia così, però quello che diceva e che avevamo commentato con lui, che da questo lungo periodo di fatica, e diciamo proprio si esce con le ossa rotte, soprattutto per chi è un imprenditore di questo settore, sono riusciti a sopravvivere solo i locali che effettivamente avevano le spalle robuste, perché altrimenti non se ne esce da 24 mesi in cui ne lavori solo 3. Beh, il mondo delle discoteche a volte viene bistrattato perché l'opinione pubblica inserisce nel nostro mondo tante realtà che non hanno le credenziali per farne parte. Che gestire una discoteca o una sala da ballo è un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti, sono aziende grandi, abbiamo tanti dipendenti ed è chiaro che questi 2 anni sono stati molto duri perché non ci sono stati incassi, i ristori sono stati molto 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 pochi e sono arrivati con dei ritardi spaventosi. Diciamo che ci siamo le ossa, sì, ce le siamo rotte abbastanza tutti quanti. Marco, ma i dipendenti, diciamo, i collaboratori della sua azienda in questo caso, cioè sono rimasti, cioè oggi che li richiama per tornare a fare il loro mestiere, per tornare ad animare il Peter Pan nel caso del nostro territorio, ci sono o in questi 2 anni, ahi noi, hanno dovuto anche cambiare lavoro e quindi magari si è dovuto anche ricorrere magari a nuovo personale? Beh, un po' e un po', questo è un tema importante che poi riguarda non solo, insomma, il mondo delle discoteche, il problema dei dipendenti ha toccato tanti settori nella Riviera Romagnola anche la scorsa estate. Diciamo che una buona parte ha resistito insieme a noi, altri hanno, ahimè, cambiato mestiere, quindi bisognerà in qualche modo crescerne degli altri. Necessario quindi cambiare qualcosa, però Marco allo stesso tempo non si molla, possiamo dire così? No, beh, ma più che non si molla, che è uno slogan che mi piace molto, bisogna far presente che avere una discoteca non è un'attività ludica,
io faccio questo mestiere da 24 anni e la mia famiglia fa questo mestiere, quindi se non potessi farlo andrei in mezzo alla strada. Cioè è un tema diverso, molto diverso. Cioè noi dobbiamo riprendere a lavorare perché facciamo questo di mestiere, sappiamo fare questo, così come un meccanico fa il meccanico, un industriale fa l'industriale, o il furtivendolo fa il furtivendolo, insomma. Questo è tutto molto più semplice. Anche perché, Marco, vogliamo ricordare che anche l'estate scorsa, che diciamo era stata un po' la ripartenza, il desiderio insomma comunque di ritornare a vivere, a dare la possibilità anche a chi ama la discoteca di poterla vivere appieno, insomma ogni sera c'era un controllo, ogni sera una verifica, insomma anche per voi non è stato facile gestire questa fatica qua. È stato complicato non tanto per i controlli, perché con tutte le forze dell'ordine, le forze preposte, c'è un rapporto di grandissima collaborazione, c'è profondo rispetto e massima collaborazione. La vera difficoltà per entrambe le parti era recepire le regole che il governo dava, che erano per lo più assurde, incomprensibili e che cambiavano costantemente. Quindi è stata una problematica doppia in realtà, non solo per noi gestori, ma anche per le varie forze dell'ordine che venivano a controllare. Perché c'è sempre stata molta confusione, questo è stato il punto più difficile. Basti pensare che siamo stati chiusi la vigilia di Natale alle 8 di sera. Esatto, infatti, magari con delle serate almeno di fine anno che erano già state organizzate con gli ospiti e quant'altro, anche perché poi spesso si dice, Marco, non so se possiamo fare un'ultima riflessione su questo, anche rispetto proprio alla dimensione più giovanile, cioè quindi ai ragazzi che hanno bisogno anche un po' di sfogare la loro adrenalina, perché hanno bisogno anche di questo, come i locali, spesso lo avete detto anche voi, potessero essere in qualche modo un modo per contenere anche questo loro desiderio di far festa, di uscire. E quindi alle volte potevate anche rappresentare questo. Lei pensa che sia così? Guardi, io credo che bisognerebbe fare una riflessione profonda sul ruolo delle discoteche. Purtroppo mediaticamente la discoteca viene sempre vista come un luogo, diciamo, da evitare, no? Parliamoci chiaro. In realtà i locali da ballo, credo, perlomeno noi lavoriamo in questo senso qua, hanno una funzione sociale molto importante, perché in qualche modo in un locale da ballo i giovani vengono controllati, nei locali da ballo non c'è lo spaccio di droga fatto dai gestori dei locali, cioè quindi i ragazzi hanno modo di divertirsi controllati e, come diceva lei, diciamo sfogare tra virgolette quella che è la parte più frizzante del carattere che ha ognuno. Quindi secondo me le discoteche avrebbero potuto avere un ruolo ancora più determinante. Purtroppo abbiamo visto tante scene invece nelle piazze piuttosto che nelle feste abusive, addirittura rave abusivi, dove sono successi episodi drammatici, sì, forse anche più che spiacevoli, in alcuni casi anche drammatici, o comunque difficile controllare una situazione di quel tipo. Esattamente. Beh, è chiaro che nel momento in cui nelle fuori legge, fuori da ogni controllo, si radunano decine di migliaia di persone, non esiste più un controllo, però questo si poteva prevenire perché ci sono, ripeto, delle persone che fanno, gli imprenditori fanno questo di mestiere, e piuttosto che fare andare 3.000 persone in una piazza senza nessun controllo, forse 1.000 persone per 3 discoteche si sarebbe potute evitare alcune situazioni, ripeto, drammatiche. Marco, un'ultima cosa, poi la lasciamo al suo lavoro. Sappiamo che si torna a capienze ridotte, quindi anche dal punto di vista, insomma, di far funzionare un business plan per una discoteca che riapre non deve essere semplice, cioè passare dal 100 al 50%, almeno in questo periodo invernale in cui non si possono ancora probabilmente utilizzare gli spazi all'aperto. Come vi siete organizzati? Beh, è chiaro che il business plan in questo momento l'avete messo da parte. L'abbiamo guardato poco, nel senso che il problema delle capienze in Italia è un problema decennale. Adesso sembra che il governo stia lavorando su questo. Noi abbiamo le capienze per spazi, dimensioni e parametri uguali più basse d'Europa. Un locale come il Peter Pan in Svizzera, quindi con le stesse dimensioni, servizi eccetera, alla capienza che tripla rispetto a quella che noi abbiamo, quindi è già un problema
normalmente. In questo periodo però credo sia fondamentale dare un segnale di ripresa del settore, un segnale di ripresa verso, ripeto, i dipendenti, i collaboratori, e poi cercheremo di fare il meglio che si può, ovviamente. Marco, grazie per queste riflessioni, intanto buon inizio, speriamo per voi in tanti sold out, almeno quello. Oddio, io mi auguro di poter vedere persone col sorriso.